Io sono in macchina, vabbè, non si vede, direi. Adesso vado dopo tanto tanto tempo da Natura Sì, oggi è una giornata fantastica perché vado lì, non vedevo l'ora. E vabbè, noi povere sfigate che ci esaltiamo per poco. E niente, adesso sto aspettando che si spanni la macchina e ci mette 3 ore e mezza, questo mio catorcio. Poi andiamo. Non credo che farò delle riprese lì perché io mi sento molto in imbarazzo a fare le riprese quando sono per strada, in giro, eccetera. Non sono proprio una vera vlogger. Quindi niente, poi al massimo ci vediamo dopo che vi faccio vedere quello che ho preso. Speriamo di non spendere troppi soldi. In teoria devo prendere giusto due cose, però si sa, quando si va in quei posti poi ci si fa prendere troppo la mano. Va bene. Ci vediamo dopo, ragazze. Ciao ciao. Allora, ho trovato quasi tutto quello che mi serviva. O meglio, in teoria ci sarebbe stato tutto, però ragazze, uno sciroppo da acero che costa 7 euro, anche no. Quindi ho preso, vabbè, in alternativa ho preso lo sciroppo d'agave. Però comunque lo sciroppo d'acero lo voglio sempre tenere in casa. Adesso, che tanto vabbè, più o meno lo stesso. Adesso vedo. Devo andare al gigante, devo passarci un attimo, che devo comprare l'acqua. E quindi vedo se c'è lì qualcosa. Vabbè, di sicuro ci sarà, però vediamo che prezzi ha. E niente, comunque è stato bello perché ho perso un po' di tempo a guardarmi tutte le cosine, bellissimo, tutti i prodotti quelli vegan, eccetera. Ovviamente sono uscita con una cosa da mangiare perché davanti alle casse c'erano tutte le barrette, tutti i dolcini monoporzione, no? E ho dovuto prendere qualcosa, cioè. Mi sono presa questa barretta qua, non so se si vede, al cocco alle mandorle, che è energetica, proteica, eccetera. E poi ho preso anche, vabbè, dopo ve le faccio vedere, due tortini di farro e carota, tipo le camille. Eccomi ragazzi, allora vi faccio vedere subito quello che ho preso. Ho speso in totale 36,76 euro, quindi neanche tantissimo, diciamo. Allora, ho comprato, mi serviva lo zucchero di canna integrale, questo qui, della marca Ecor. Poi la farina di ceci, questa. Poi la panna di soia da cucina, ne ho comprati due, questi qui dell'Isola Bio. Poi i semi, ho preso quelli di sesamo nel pacco quello grande perché come peso al chilo conveniva. Questo è da 500 grammi, sempre Cor. Poi per Diana da mettere nel latte il cioccolato quello in polvere solubile. Questo qui da usare al posto del simil Nesquik, diciamo. Poi, sempre dalla Natura Sì, ho comprato il lievito alimentare, questo del baule volante, che è in fiocchi ed è da 200 grammi. Poi, dopo vi faccio vedere anche due cosine che ho comprato invece al gigante, perché non ho trovato, cioè non ho trovato, costicchiavano un po' troppo al Natura Sì. Lo sciroppo d'agave, questo qua, della Bio Company, da 250 grammi. Poi ho comprato le arance perché avevano una bella faccia e volevo farmi una spremuta. E poi, come ultima cosa, due o tre snack. Ve l'ho fatto vedere l'olio di semi di lino, non mi ricordo più. L'olio di semi di lino. E poi ho preso due o tre snack, allora una barretta che è quella che vi ho fatto vedere che me la sono già mangiata a metà, riempie un sacco, non riuscivo a finirla. E poi due tortini che vi dicevo, quelli simili Camilla di farro e carota,
La città del sole, questi costavano tipo 80 centesimi l'uno. E poi uno snack di riso soffiato con il cioccolato fondente del baule volante. E basta. Invece dal gigante, ma ho preso proprio due cose insieme ad altro che non so neanche a farvi vedere. Ho preso la marmellata che mi era finita, questa qui la prendo sempre fragoline di bosco perché mi piace tantissimo. Poi i semi di chia, i mirtilli rossi essiccati che costavano 99 centesimi, sacchettini, e un pacco di pasta integrale. I fusilloni della Barilla, questi qua, i cellentani. E basta, poi già che c'ero mi sono presa il calendario del Naturassì e il magazine, che adesso me lo devo sfogliare. E basta ragazze, questo è tutto quello che ho comprato al Naturassì. Diciamo che la cosa che mi è costata di più è il lievito in fiocchi, che ho pagato 5,64 euro. E poi i semi di sesamo 4,45 euro perché era il pacco quello grande da mezzo chilo e basta. Poi le cose più piccole, vabbè, ve le ho fatte vedere gli snack, il tortino 90 centesimi, esatto. E basta. Questo è tutto. Vi saluto ragazze, ci vediamo al prossimo video. Bacioni, ciao!